nome del popolo italiano, in virtù dei poteri conferiti dalla legge, visti i risultati degli esami di profitto, udita la discussione della sua tesi di laurea, la proclamiamo dottore magistrale in biologia molecolare e applicata, classe delle lauree magistrali LM6, con la votazione di 110 su 110 e lode. Congratulazioni. Asettica, sì, perché gli applausi rimbombano nell'aula vuota, ma la soddisfazione a distanza per la neolaureata col massimo dei voti e la lode resta smisurata. È la proclamazione online ai tempi del coronavirus, che svuota corridoi e atenei, ma non ferma le attività. All'Università Politecnica delle Marche, martedì si sono già svolte le lauree per dottore di ricerca in ingegneria dell'informazione, mercoledì quelle di biologia molecolare applicata, giovedì dottore di ricerca in management and law. L'emergenza ha avuto come conseguenza la decisa accelerazione sulla teledidattica. Le lezioni frontali per ora sono vietate, quindi ci si collega sulle piattaforme Moodle o Teams per ascoltare i professori in streaming. Di fronte alla necessità abbiamo organizzato un'azione. Questa azione consente di fare didattica a distanza. Ci siamo organizzati su tre modalità. Un livello che era già ben coperto, che era quello di mettere a disposizione degli studenti sulle nostre piattaforme informatiche, noi usiamo Moodle, del materiale ed eventualmente commentarlo e rendere disponibile il docente ad una interazione con una qualche mezzo di comunicazione durante le ore di lezione con gli studenti. Secondo livello è registrare una vera e propria video lezione, questo offline, e poi caricarla sul sito affinché lo studente la possa scaricare. Il terzo livello è quello di andare direttamente in streaming. Ovviamente la didattica è fortemente diversa e speriamo tutti che sia un transitorio, però era importante che un'università come l'Università Politecnica delle Marche non si fermasse di fronte a questo problema. All'Università di Camerino, Leonardo Casaroli, 29enne di Camerino, è uno dei 28 neolaureati alla Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute. Ha discusso collegato dal salotto di casa la sua tesi a distanza dedicata alla conservazione del tartufo. L'università si è subito mobilitata per limitare i disagi agli studenti che, collegati da casa o da locali attrezzati con internet anche all'interno degli spazi dell'Ateneo, hanno potuto concludere il loro percorso di studi. Dopo il sisma, una nuova messa alla prova della capacità di resilienza di Camerino e della sua università.